Siamo con Morena Pasqualone, segretario provinciale aquilano dell'UDC. Nelle prossime amministrative per l'Aquila, questo partito sosterrà Giorgio De Matteis. Perché? Dunque, noi abbiamo iniziato un percorso importante per quanto ci riguarda, per quanto riguarda l'UDC, ormai da svariati mesi, oserei dire quasi un anno. Avevamo iniziato a parlare di terzo polo o comunque di cercare di riflettere quella che era l'esperienza nazionale sul territorio e oserei dire che siamo andati anche ben oltre, perché durante il nostro cammino abbiamo incontrato il progetto di Giorgio De Matteis e dell'Aquila Città Aperta come veramente la possibilità di intraprendere un percorso che rappresentasse un po' una sorta di laboratorio politico. E abbiamo la presunzione di pensare che sia veramente possa diventare un esempio quello che si è creato all'Aquila e che sta assumendo, io lo registro di giorno in giorno, sempre più acquistando sempre più consensi, un laboratorio politico che potrebbe anche guardare oltre questa città e riportare questa città Un caso soprattutto. nazionale, si è detto. Sì, si è detto un caso nazionale, quindi speriamo di poter essere noi i protagonisti dell'importanza delle risultanze di questo progetto. Ieri la presentazione delle liste, che lista è quella dell'UDC? La lista dell'UDC è una lista bellissima, perché è un connubio perfetto tra esperienze amministrative di persone che escono da questa amministrazione e di persone che hanno amministrato questa città. Ricordo è presente l'ex sindaco Giuseppe Placidi, come è presente l'ex consigliere Fernando Vaccarelli, come Alessandro Piccinini. Non voglio far torto a nessuno, ci sono rappresentanti di circoscrizioni. Comunque sono presenti anche molti giovani, persone che introducono alla politica, si sono introdotte insieme a noi perché credono fortemente in questo progetto e quindi si presenta come una sorta di, come dire, vengono inglobate diverse esperienze, anche persone che provengono da esperienze politiche differenti. Quindi questo per noi è stato veramente un grande successo, cioè quello di riuscire a conciliare in qualche modo le esperienze di tutti, perché? Perché l'obiettivo che ci poniamo noi, che si pongono queste persone, è quello esclusivamente del bene della città. Certo. Il sindaco Cialente nelle sue ultime interviste ha detto l'UDC Aquilana è con noi, facendo riferimento a una delle sue liste civiche che tra i suoi ispiratori è il vice sindaco già uscente Giampaolo Arduini. Qual è la sua posizione su questo? Allora, la mia personale poco conta. La mia come segretario Certo. provinciale è una posizione ben precisa ed è stata in qualche modo, come dire, coronata nel tavolo politico che si è creato alla presentazione dell'UDC con Giorgio De Matteis nel momento in cui è venuto l'onorevole Cesa qui all'Aquila. A quel tavolo era presente tutta Sì. l'UDC, era presente l'UDC coesa e che condivide questo progetto, ovviamente. Chi non era presente naturalmente ha fatto altre scelte, peraltro voglio dire non criticabili perché io ritengo che insomma, la libertà di pensiero a questo punto sia fondamentale. L'unica notazione che ci tengo a fare è che mi dispiace che strada facendo abbiamo perso il consigliere Adriano Durante, sul quale pensavamo di poter contare ma che ha fatto altre scelte. Come mai? Va Non lo so, bisogna chiederlo a lui. bene. A proposito del tavolo nazionale di cui hai fatto riferimento, c'era anche Rodolfo De Laurentiis, che è stato più volte tacciato di essere contro De Matteis. Ma lui l'ha detto anche chiaramente che non aveva mai espresso opinione in contrario e quindi, almeno voglio dire, questo non è risultato da nessuna parte. Ci sono state delle piccole imprecisioni, comunque è esistito e anche le precisazioni che ha fatto lei in merito a Giampaolo Arduini. Come dissidenti dell'UDC. In realtà, cioè, voglio dire, quando si entra a far parte di un partito, sono io che entro nel partito, non è il partito che entra Certo. in me. Quello che spicca anche nella situazione aquilana, comunque, è questa frammentazione del cosiddetto terzo polo, quindi Finiani da una parte, UDC dall'altra, MPA qui e lì e anche le altre componenti appunto divise. È veramente difficile attuare una direttrice nazionale poi a livello locale? Beh, io, come dicevo all'inizio, proprio questa dell'Aquila, che viene considerata come una sorta di anomalia, ho letto, l'abbiamo letto tutti,
Forse qualcuno non si rende conto che l'anomalia non è un'anomalia politica, l'anomalia è quello che accade in questa città, di una città che è ferma, di una città che stenta a ripartire con la ricostruzione e qui c'è da fare un discorso che vada ben oltre gli steccati politici e devo dire Giorgio De Matteis ha saputo cogliere questa opportunità, cioè quella di creare una squadra di persone che siano in qualche modo determinate a lavorare tutte quante con l'unico straordinario obiettivo, ricostruire questa città, pensare a questa città. Come farà De Matteis a fare la sintesi dai Verdi fino a qualche indipendente di Casa Pound? Io penso che l'abbia già fatto, perché il solo fatto che comunque queste esperienze politiche differenti sono riuscite a trovare nel progetto la loro direttrice, in qualche modo hanno già trovato il loro equilibrio. Ma se è eletto sindaco la governabilità sarà a rischio? Ma non è stata a rischio la governabilità di uno come Eccellente che aveva 23 gruppi consiliari e non penso che si potrà invece, se già si parte con un concetto di esperienze diverse che apportano ognuno il loro contributo importante e propositivo, io credo che comunque già l'equilibrio sia già raggiunto. In realtà quello che è accaduto fino ad oggi, quando si parla di continuità, oddio, forse corre una specie di brivido lungo la schiena a pensare alla continuità di quello che purtroppo è lo stato dell'arte, insomma, penso che ci sia da proporsi altro. Certo, un'ultima domanda, lei prima ha fatto riferimento a questa parola laboratorio, se ne parla spesso, se ne è parlato spesso, non rischia di diventare, di ritorcersi contro il progetto, ossia di dare un senso di precarietà a questa parola laboratorio, forse è il caso di cominciare a parlare di certezza politica più che laboratorio. Certo, ma se ne parla, se vogliamo, il termine che è stato usato è un termine squisitamente no, si sottopone a un'interpretazione politica, sì. In realtà per laboratorio, nel laboratorio si creano anche grandi cose, no? Quindi io credo invece che sia il presupposto di un... della realizzazione del progetto. Come andranno queste elezioni? Bene, vinceremo. Grazie.